Questa immagine raffigura chiaramente quello che deve essere il rapporto fra marketing e comunicazione. Sono due parti di uguale importanza della stessa macchina. Stessa macchina che ovviamente in questo caso è raffigurata come il cervello, ma diciamo che questo potrebbe essere tranquillamente il cervello di chi organizza una mostra, la testa di chi organizza una mostra e deve comunicare. Quindi che deve fare questo cervello? Questo cervello non deve ragionare a compartimenti stagni. Questo cervello è composto da due parti che dialogano tra di loro. Cioè, sono tutti e due i fronti che contribuiscono a creare una strategia di successo. Uno non potrebbe fare a meno di l'altro, non ce n'è uno più importante dell'altro, non ci deve essere uno che prende il sopravvento sull'altro. Questo in generale, apro una parentesi, questo in generale nell'organizzazione di una mostra non ci dovrebbe mai essere un, chiamiamolo, un reparto che prende il sopravvento sull'altro, neanche la produzione, la progettazione della mostra dovrebbe mai prendere il sopravvento sul marketing e la comunicazione, ma è quello che sistematicamente succede. Tutti i budget solitamente finiscono nel buco nero della produzione della mostra, che solitamente è una roba che sai da dove cominci e non sai dove finisci, e quindi poi per il marketing e la comunicazione rimangono solitamente, rimangono marginali, diciamo così, marginali sia in termini di budget ma anche spesso e volentieri nel senso dell'importanza che gli si dà. E insomma, le due cose in qualche modo hanno una relazione. E quindi da un lato abbiamo il rigore e da un lato abbiamo l'immaginazione. In qualche modo noi dobbiamo, con il racconto, con la fantasia, con la creatività, dobbiamo suggestionare il potenziale visitatore, quello che deve venire a vedere la nostra mostra. Gli dobbiamo far vedere, far immaginare, far sognare quello che poi deve venire a vedere. Dall'altro, con un certo rigore, con un certo metodo, dobbiamo mettere in campo tutti quegli strumenti, tutte quelle attività che poi materialmente prendono il visitatore per le orecchie e lo portano all'interno della nostra mostra. Perché non è ovviamente così scontato che a una persona arrivi una storia, un racconto, e poi questa persona dica ok, vado a vedere la mostra. Assolutamente no, purtroppo. Quindi, in definitiva, la differenza sostanziale, secondo me, tra marketing e comunicazione è questa. La comunicazione è come portiamo alle persone, come mandiamo, come facciamo arrivare alle persone il nostro racconto. Il marketing è la strada opposta, come riusciamo a riportare le persone, una volta che hanno ascoltato quello che c'avevamo da dire, come a riportare le persone effettivamente all'interno del nostro racconto. Ovviamente questo circuito è fondamentale, perché noi creiamo la storia e la mandiamo in giro, la facciamo arrivare alle persone, ma in qualche modo dobbiamo fare in modo che queste persone ritornino a noi, perché ovviamente, come dicevamo prima dei libri, una mostra, se non ci vengono le persone, non ha senso. Il nostro obiettivo, per quanto ieri ho avuto una discussione su Facebook con una tizia che continuava a dire che il numero dei visitatori in una mostra non era importante, perché la mission fondamentale è fare cultura, però alla fine, se non vengono le persone a vedere la mostra è un flop e la mostra successiva non la fai, perché ovviamente è anche una questione economica, è soprattutto una questione culturale, ma è anche una questione economica. Quindi lo sforzo che noi facciamo per far uscire il messaggio da noi stessi, da noi che ci inventiamo la storia, da noi che curiamo la mostra, da noi che la progettiamo, deve essere in qualche modo ricompensato dalla gente che la mostra la viene a vedere.